Paolo Grimoldi, qual è la posizione della Lega Nord sul decreto per la Terra dei Fuochi? Una posizione molto critica, perché si interviene ancora una volta per quelle aree che hanno fatto l'esatto contrario del merito, hanno avuto delle lacune, hanno fatto mezzi disastri. E deve intervenire lo Stato centrale. Si interviene con delle risorse, si interviene con una normativa ad hoc. Noi non siamo contrari che si intervenga laddove ci siano dei problemi di carattere ambientale e di carattere sanitario, ma mi chiedo per quale motivo in Regione Campania interviene lo Stato con dei fondi, mentre per, che so, il problema dell'amianto nell'Alessandrino, il problema della diossina Seveso o i problemi di inquinamento di Porto Marghera non è mai stato stanziato una lira. Questi territori aspettano risposte da 30, 40, a volte anche 50 anni e lo Stato se ne è sempre fregato, invece sulla Regione Campania e la cosiddetta Terra dei Fuochi si interviene prontamente con fior di soldi e tra l'altro in un momento di crisi economica drammatica. Pertanto la Lega Nord che cosa chiede al governo? Chiede che i problemi della Regione Campania vengano risolti con i soldi della Regione Campania e chiede che ci sia una responsabilità di chi ha male amministrato e che venga punito, mentre oggi finisce sempre a tarallucci e vino e il bassolino di turno vengono sempre assolti quando magari gli arriva l'avviso di garanzia, perché a volte neanche vengono perseguiti per le palesi mancanze che hanno avuto nella gestione dei rifiuti della Regione Campania. In più chiediamo che le confische dei beni della malavita organizzata della Regione Campania rientrino nel Fondo Nazionale per finanziare tutte le aree inquinate, mentre in questo progetto di legge cosa succede? Che lo Stato centrale, cioè tutti i cittadini, cioè soprattutto quelli del Nord, pagano economicamente l'intervento in Regione Campania, mandando l'esercito e prevedendo la nuova fattispecie di reato per chi appicca fuoco ai rifiuti. Però gli eventuali confische ai clan malavitosi di quella regione restano a finanziare esclusivamente quella regione. Allora anche le eventuali confische delle altre regioni devono rimanere a finanziare le altre regioni, invece rientrano nel fondo nazionale. Cioè in questo provvedimento sostanzialmente la Regione Campania tutto prende e nulla dà.